dopo la partita con il Cosenza, forse il Cosenza è stato più bravo ad adattarsi alle condizioni meteorologiche, però dobbiamo dire, come abbiamo detto con Francesco Di Castro, che forse era la partita da non giocare. Ma sicuramente le condizioni non erano ideali per svolgere una partita di pallone. Normale che Cosenza, tra virgolette, ha sfruttato meglio il tempo che c'era, perché nel primo tempo c'era un forte vento, praticamente era impossibile giocare, e per nostra sfortuna, il nostro discapito, mentre nel secondo tempo sia, il vento si è abbassato ed è stato più semplice anche per loro, mentre per noi sfruttarlo è stato molto molto complicato. In occasione del loro primo gol, hai perso palla, ma che cosa è successo in quella circostanza? Perché sembra che qualcosa abbia inciso su questo tuo periodo di controllo. Ma sicuramente dico, ho messo tecnico nello strappare palla, sicuramente il vento non ha favorito questo mio gesto tecnico, poi non cerco Albi, non li cerco, non li voglio nemmeno, so che potevo far meglio e ovviamente siamo stati penalizzati anche da questo. Come dicevi, questa serie adesso bisogna resettare tutto, o quantomeno il risultato negativo di Cosenza deve rimanere la prestazione offerta. Martina, adesso c'è questa ragazza, l'andata purtroppo non hai potuto partecipare a quella vittoria perché dopo pochissimi minuti sei infortunato e questo ti ha condizionato il tuo campionato, anche se adesso possiamo dire che è tutto passato. Sì, porto con me un bruttissimo ricordo personalmente di quella partita. Sicuramente siamo carichi, concentrati e vogliosi di fare risultato, abbiamo assolutamente 3 punti, abbiamo perduto tutti in casa, anche grazie a una squadra che comunque è in salute, è un periodo che sta facendo bene, noi comunque siamo, non ci preoccupiamo di loro, ma cerchiamo di rimanere concentrati e di arrivare alla partita del migliore dei modi. Ecco, rispetto all'andata, la Juve è cambiato poco, è rimasto senza Zavettini, ma invece l'Agras è in salute anche alla grazie alla cura Pinolini. Ecco, fanno della forza del gruppo la loro forza. Che insieme può la scuola in una partita? Ma sicuramente è una partita che si sposterà a fronte aperte, anche perché siamo due squadre a cui servono punti, quindi nessuno delle due si nasconderà. Noi pensiamo a fare la nostra partita e a portare a casa 3 punti che sono fondamentali. Ecco, saremo sempre credibili, ma vuoi chiudere questa intervista sempre con un appello ai tifosi, perché ecco, non si schioda dai 900 in casa, la curva fa sempre il dolore, e sono gli altri settori che ancora l'abitano. Ma sicuramente, guarda, io ho vissuto l'anno scorso qui a Castellammare ed è stato l'anno più emozionante a livello calcistico della mia vita. Mentre quest'anno si è un po' carente a livello di tifosi, complice anche probabilmente, sicuramente, il nostro andamento un po' altalenante. Sicuramente abbiamo bisogno di tutti i sostenitori della Juve Stabile, tutti i tifosi, che sono spesso presenti, ma anche quelli che non vengono allo stadio devono darci una mano e spingerci a fare risultato sempre maggiore. Grazie.